anno fa io e il dottor Eber abbiamo pubblicato il libro Di che colore è la tua dieta? Nel libro descriviamo 7 categorie di diversi colori di frutta e verdura ed indichiamo come incrementare l'utilizzo di ogni gruppo di colore ogni giorno. Potreste pensare che la dieta sia difficile perché prevede una ricca varietà di cibi, ma in realtà è molto semplice da seguire. Inoltre, queste 7 categorie apportano meno di 500 calorie e le porzioni non sono così grandi come potreste immaginare. Vediamo meglio di che si tratta. A colazione, una coppetta di frutta unita al vostro frullato, Formula 1 Herbalife, o aggiunta ad uno yogurt, fornisce la giusta quantità di energia per iniziare la giornata. I frutti di bosco fanno parte del gruppo rosso-viola, che include altri frutti, come i lamponi, l'uva rossa e le melagrane. A pranzo, se mangiate una bella insalata di lattuga con qualche fetta di pomodoro, è già una portata molto ricca di colori. La lattuga fa parte del gruppo giallo-verde, che include la maggior parte delle insalate. Il pomodoro fa parte del gruppo rosso, così come il pompelmo e l'anguria. A cena, se mangiate una bella porzione di broccoli al vapore o di asparagi, avrete altre 2 categorie di colori. Il gruppo verde, che include la famiglia dei cavoli con broccoli, verza e cavolfiore, e gli asparagi, che rappresentano invece il gruppo bianco-verde, che include altre verdure come porri, cipolle e carciofi. Sono rimaste ancora 2 categorie da conoscere. Il gruppo arancione, che include cibi come il mango, le albicocche, il melone e le carote. Mangiate delle carote baby come snack ed ecco che avrete assimilato la porzione giornaliera di questa categoria di colore. Infine, mangiando un'arancia fresca per dessert, a pranzo o a cena, assumerete la porzione della categoria giallo-arancione, che include altri frutti, come l'ananas, le pesche e la papaya. Se volete saperne di più riguardo quali cibi permettono l'apporto di tutte e 7 le categorie di colore, visitate il nostro sito discovergoodnutrition.com.